Giorgia Meloni guida il suo partito Fratelli d'Italia verso il 30% alle elezioni europee, segue il PD con oltre il 24%, delusione per Giuseppe Conte in terza posizione, il Movimento 5 Stelle non raggiunge il 10%. Sono fiera che questa nazione si presenti al G7, in Europa, con il governo più forte di tutti. Questa è una cosa che non è accaduta in passato, che accade oggi. È una soddisfazione e anche una grande responsabilità. Noi dobbiamo essere consapevoli di quella responsabilità. La leader di Fratelli d'Italia si appresta ad avere un ruolo chiave nella formazione del prossimo Parlamento europeo e le è stato chiesto supporto da varie forze politiche. L'uscente presidente della Commissione, Ursula von der Leyen del PPE, ha bisogno di Meloni per ottenere una maggioranza parlamentare, mentre Marine Le Pen del Fronte Nazionale francese chiederà l'aiuto di Meloni per riunire i gruppi di estrema destra, attualmente divisi tra Identità e Democrazia di Le Pen e i conservatori e riformisti europei proprio di Meloni. Fratelli d'Italia si ferma poco sotto il 30% dopo i primi dati che la davano al 27,7%. Il Partito Democratico si ferma in seconda posizione. Giuseppe Conte resta amareggiato per un magro consenso. Delusione per Renzi e Calenda. I loro partiti non superano lo sbarramento del 4%. Buoni risultati per Alleanza Verdi e Sinistra che superano il 6%. Early results put Brothers of Italy at nearly 30%, confirming Giorgia Meloni's party as Italy's leading political force. The other main takeaway from these elections is the increased support for Italy's main opposition party, the PD party. Now, if Brothers of Italy's share of vote is going to be validated by official results to be announced later on, well, this is going to be a significant achievement for Italy's Prime Minister, bolstering her leadership both in Italy and within right-wing political forces in Europe. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Se i risultati provvisori delle elezioni europee in Italia fossero confermati, Ilaria Salis, candidata con Alleanza Verdi e Sinistra, sarà eletta al Parlamento europeo e quindi rilasciata dall'Ungheria dopo 15 mesi di brutale detenzione. L'insegnante quarantenne rischia fino a 20 anni di reclusione per le accuse di lesioni aggravate e associazione a delinquere di matrice politica per aver aggredito due manifestanti di estrema destra durante un raduno neonazista a Budapest. Salis si è sempre dichiarata innocente, il suo caso è balzato agli onori della cronaca dopo che è stata portata in tribunale con mani e piedi incatenati. Le sue condizioni di detenzione e processo hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e della politica. Dopo mesi l'Italia è riuscita a ottenere che Salis fosse almeno trasferita agli arresti domiciliari, mentre Alleanza Verdi e Sinistra ha deciso di candidarla proprio per sfruttare l'immunità degli europarlamentari per farla rilasciare in attesa del processo. Incidente mortale alle prime luci di questa mattina a Siracusa. A perdere la vita è un centauro che a bordo della sua moto si è scontrato contro una vettura, un uomo di 51 anni residente a Belvedere. L'incidente è avvenuto poco fuori il centro abitato, più precisamente in traversa San Corrado. Al momento sono poche le informazioni emerse, ma sembrerebbe che alla guida della moto vi fosse un ragazzo, che per cause ancora al vaglio degli inquirenti ha avuto un violento impatto contro una Fiat Panda guidata da un 64enne. A nulla è valso l'intervento del personale 118, nonostante i tentativi di rianimare il giovane. Sul posto anche la municipale per i rilievi del caso. I mezzi sono stati posti sotto sequestro e la procura ha aperto un'inchiesta per l'omicidio stradale. I carabinieri della stazione di Catania Librino stanno svolgendo una vasta attività di ispezione e verifiche finalizzata all'individuazione di utenti che, fraudolentemente e a spese della collettività, usufruiscono presso la propria abitazione o da attività commerciale dei servizi elettrico ed idrico. L'attività in questione è stata svolta dai militari in stretta collaborazione con i tecnici della E-Distribuzione SPA e Sidra SPA nel quartiere di Nesima e al momento ha comportato il deferimento di tre persone all'autorità giudiziaria in relazione al reato di furto aggravato.
Nel corso dell'attività sono state accertate le responsabilità penali di due esercenti, uno di 41 e l'altro di 32, che in particolare, mediante un sistema realizzato con una presa di derivazione rubacqua, avevano collegato l'impianto idrico delle loro attività commerciali site in via Aurora e in via Palermo alla condotta principale dell'acquedotto, tra l'altro provocando anche una perdita costante per la precarietà del collegamento. Analogamente, inoltre, i carabinieri hanno accertato che l'abitazione di un 73enne residente in via Palermo, mediante un cavo elettrico provvisorio, era stata collegata alla rete pubblica, con grave pregiudizio però per la sicurezza degli abitanti di quella palazzina. La verifica ha infatti evidenziato che la realizzazione del collegamento abusivo si era già logorata a causa del lungo utilizzo, con grave rischio per la sicurezza degli abitanti della palazzina. Alcuni dei quali però, a loro volta, come intuibile dall'intricato intreccio di cavi elettrici posticci, risultano essere anch'essi in egual maniera allacciati abusivamente, motivo per il quale gli accertamenti sono tuttora in corso. Erano le 14 circa quando i militari di pattuglia della sezione radiomobile della Compagnia Carabinieri di Paragonia, in servizio nel centro cittadino e alla fine di un movimentato inseguimento, hanno arrestato in flagranza un 35enne del posto già loro noto perché responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo ha destato l'attenzione dei militari mentre transitavano lungo la via 27 Novembre. Non hanno potuto fare a meno di notare il suo strano atteggiamento guardingo, mentre solitario si trovava in prossimità dell'incrocio con la via Ducezio. È stato un attimo perché il 35enne, dopo aver visto fermarsi l'autovettura di servizio dei carabinieri, è fuggito a gambe levate, seguito però da uno dei militari che non gli ha dato tregua tra il dedalo di vie del centro fino alla via Principe di Paragonia, dove, constatata la tenuta atletica del suo inseguitore, ha preferito lanciare velocemente un involucro fra la vegetazione, salvo poi proseguire la sua fuga. Alla fine l'uomo è stato finalmente bloccato, mentre uno dei militari ha provveduto a recuperare quell'involucro di cui il 35enne si era precedentemente disfatto, al cui interno i carabinieri hanno rinvenuto circa 15 grammi di cocaina. L'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. La Sicilia torna nell'elite della pallacanestro italiana grazie alla promozione conquistata dal Trapani Shark, con la vittoria sul prestigioso campo della Fortitudo Bologna. Un successo che corona un percorso di crescita e premia la capacità della società di programmare, avendo ben chiaro l'obiettivo da raggiungere. Mi congratulo con la proprietà che ha riportato tra i professionisti anche la squadra di calcio cittadina, con l'approdo in Serie C. È un modello che si è dimostrato vincente e che può essere d'esempio per l'intero movimento sportivo siciliano, pure per le ricadute positive sulla visibilità e l'immagine delle nostre città. Lo dichiara il presidente della regione siciliana Renato Schifani, commentando la promozione in Serie A della squadra di basket di Trapani. Abbiamo continuato a seguire per motivi di cronaca i playoff di Serie C che avevano salutato il Catania, come dichiarato dal tecnico Etneo Zevoli a 7 minuti dalla semifinale. A questo punto si è unita anche la curiosità di conoscere il nome della squadra che, vincendoli, avrebbe ospitato il Catania nel turno preliminare della Coppa Italia Freccia Rossa 2024-25, prossima a partire nei primi giorni del mese di agosto. Come da regolamento del trofeo, infatti, uno slot è riservato alla società vincitrice della Coppa Italia di Serie C 2023-24, che nel turno preliminare affronterà fuori casa la società che si aggiudica i playoff di terza serie, la Carrarese, appunto. Si giocherà in gara secca, ma la data è ancora da definire, certamente entro la prima decina di agosto. Nella scorsa edizione il turno si disputò nelle giornate del 5 e 6 agosto. Se al termine dei 90 minuti le due squadre dovessero chiudere in parità di reti, allora la qualificazione verrebbe decisa dai tiri di rigore. Dal tabellone allegato al comunicato con cui la Lega Serie A ha annunciato la manifestazione si evincono gli accoppiamenti di tutta la competizione. Se passasse il turno a Carrara, Catania sarebbe ospite del Cagliari ai 32esimi di finale. Ancora in gara unica e tiri di rigore se il risultato fosse in parità al termine. Proiettandoci oltre, superati entrambi gli scogli, ai sedicesimi Catania sarebbe ancora una volta ospite di chi preparrà fra Bari e Cremonese. Nulla cambia sulle regole, gara unica e tiri di rigore se al termine dei 90 minuti il risultato fosse di parità.